Gabri, porca puzzarda, vedi tutte queste cose bellissime, questa sì, mappa? Sì, che cos'è questo mondo? È un mondo bellissimo, pieno di cose, nasconditi, belli. E noi adesso dovremmo andare ad nasconderci proprio in questa mappa molto bella, secondo va me. bene, va bene. Allora, prendiamo immediatamente, ovviamente, facciamo così. Io sono il primo che cerca, quindi non guarderò. Tu nasconditi immediatamente. Io mi nascondo. Dato che questa mappa è molto molto difficile, Gabri, ti prego per favore di non essere troppo malvaggio con il nascondiglio. Sennò poi va io bene, non ti troverei. Va bene. Mai, poi, mai. E poi tu sai che io mi arrabbio tanto, puzzardo, perché lo non so, sei altro. Come al solito, cioè non. Scusami. forse vorresti dire che non cambia molto, è questo che volevi dire, vero? Sì. Ecco, allora ti devo dire che no, io ho trovato sarei un bannato. nascondiglio bellissimo. No, non voglio essere bannato. Allora, bellissimo non può essere perché sono io che devo vederti, capito, caro mio? Cioè, no, non puoi, capito? Poi, Gabri, però, no, così non ci siamo, allora devi parlare. Va bene, parlo. Quindi, Gabri, dicevamo, prima che ci fossimo interrotti da questa cosa. Allora, dimmi un po', dove sei, dimmi un po'. Dove sono? Dove sei? Dimmi, forza! In un posto segretissimo. Mannaggia te, io ho preso delle balle di fieno perché sono proprio... Mi devi trovare. Mi hai già fatto un paio di balle assurde proprio. No, non è vero. Sì, e quindi devo portartele queste balle. No, che cosa? Oh, Santa Marianna, non so cosa ho detto, scusatemi tanto. Ah, ti ho trovato, no, ti ho trovato, no. Stupido. No. Ma mi sa che doveva mettere il keep inventory, vero? Mi sa. Vabbè. Ti prenderai le cose dalla creativa anche perché poi ragazzi. No, che schifo. Oppure no, guarda, ho della carne, dove sei finito? Dove sono sei finito? Sono qui. Va bene, allora facciamo così, tu vai a quel paese, ti prendi. No, dai. Allora tieni questa carne forza, sennò poi dopo. Perché ho visto la che mia ti sei spada. Messo... quella t'attacchi perché non ce l'ho, quindi vai, andrai in creativa. Che schifo. Intanto adesso io mi nascondo. Sono io che devo cercare. Esattamente, quindi non devi assolutamente guardare. Guarda per terra e va non bene, rompere le scatoline. Per terra. Ok, perfetto. Anche perché sennò poi dopo mi arrabbio ancora di più, sai? Puzzardo, no, vai non via. Non ce n'è bisogno. Mi sto scaldando assolutamente. Stupido ignorante. No, raffreddati. Ah, prendi pure in giro, brutto cazzo. No, ho detto una cosa. No. Mi devo ricordare di mutare sta roba, Gabri. Un po' un problema se non mi ricordo. Aspetta un attimo. Dunis del futuro, ricordati, mi raccomando, per carità. Sennò poi dopo YouTube mi blocca male. Perché volevo dire e poi ne alla fine, avete capito? Però mi è uscito comunque una brutta parola. Vabbè. Sì. E invece non deve uscire una brutta parola, assolutamente no. Invece mi è uscita a me. Gabri, però non mi devi, cioè, nel senso, non mi devi rompere le palle, ok? Sto guardando in basso, sto andando in giro in basso. Ok, bene, sono pronto. Puoi cercare. Posso guardare, ok? Sì, assolutamente. Non devi. Posso avere un mini indizio. Ma certo, allora, praticamente io sono verso un tetto. C'ero anche io prima. Cosa vuol dire c'eri anche tu prima? Che anche io ero in un tetto. Ah, ok, perfetto. Esatto, sì, mi ricordo. Sì. Quindi tu praticamente mi hai copiato, eh? Schifoso! No, non lo farei mai. Ah, comunque ho ritrovato le mie vecchie cose. Le tue vecchie glorie? Quali sono le tue vecchie... No, le mie vecchie cose. quali sono? Dimmi un po'. La mia spada, il mio cibo, sì. Ok, era molto interessante. Ma sono bloccato, non mi fa andare qua sopra. Mi spiace molto, caro Gabri. Cos'era? No, niente, non ti devi preoccupare tu di questi rumori strani che stai sentendo. Dopotutto è tutto normale ciò che senti. Allora, dove sei? Dimmi un po'. Sono su un tetto adesso. Ah, ho capito, quindi sei su un tetto. Dove sì, esattamente? Sì, in quale parte della mappa? No, perché ci devi intrattenere un po'. Più o meno dall'inizio, cioè non... come posso dirlo? Sì, dall'inizio sono. Circa, ti devo dire che proprio all'inizio io non è che sono proprio all'inizio. No? Forse adesso sono in un altro tetto, più o meno vicino all'inizio. No, come si esce da qui? Eccala, e niente, sei proprio sciocchino, non sai più uscire da là, vero? Stupido! Lo so, no, forse no, ce l'ho fatta forse. Ah, ce l'hai fatta, è peccato, non dovevi farcela, perché ce l'hai fatta? No, in realtà no, non ce l'ho fatta. Oh, Gabri, però hai rotto le palle. Allora, dobbiamo vedere un attimo cosa... Allora, facciamo così. Io... sono scioccato, tu sei meno scioccato di me, perché l'ho deciso io. No, in realtà anche io un pochettino scioccato lo sono, eh. Cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo un paio di cavolate. Cosa? Sì. Quindi evitiamo di dire cavolate, caro Gabri. Ma va c'è bene, di concentrarci su ciò che sta succedendo in questo momento. Non ti sto trovando. Gabri, cerca meglio. Io sono molto bravo con i nascondigli. Guarda che io qua sono sempre fermo in un posto. Poi i ragazzi si annoiano. Sono più bravo io di te. Non è mai vero nella vita. Non mi stai trovando. È da mezz'ora che cerchi, non mi trovi. Ah, stupido.
Ma come? Cioè, io ti sto cercando. Cioè, ti sto cercando, adesso sono proprio in alto, non ti Scusa, sto vedendo. ok, però se ti devi interrompere ogni 3x2 mentre ne Scusa, parli, scusa. poi sai cosa, dove ti arriva la spada che ho io No, qua? no, non, preferisco di no, cioè, non ce n'è Brutta. bisogno. Esattamente, no, allora non ce n'è bisogno, lo decido io se ce n'è oppure no bisogno. Mi spiace molto che ti devo dire questa cosa, però ti devo dire assolutamente. Mi sa che è morto, vero? No, no, ci sono. Vedo delle particelle. No, non le vedi assolutamente. Tu stai dicendo bugie e non puoi dire bugie, Gabri. Non è che qualcuno. No, non è. Gabri, mutati immediatamente perché. Gabri, io ho sentito una cosa che non volevo sentire, sai? Tu ti devi vergognare di ciò che sta succedendo. Capito? Mannaggia lui. Ragazzi, adesso io e voi parleremo perché Gabri a volte dovete sapere che lui è il solito mostro che vive nella sua Sì, casa succede a malvagia. tutti. E a volte purtroppo va a finire male. Questo mostro va a derubarlo. Lo Oppure va a so, togliergli i sparisco pantaloni. per qualche secondo. Gabri, quando tu devi dire una cosa, però la devi dire Non lo velocemente. so. Cioè, tu, scusami, tu devi dire. Allora, tu devi dire le Chiedo cose. perdono, Ma chiedo non solo chiedere perdono, devi proprio inginocchiarti sui punzoni. Sui Va puzzoni. bene. Oh, le particelle. Mannaggia, te che adesso ti devo far fuori. No, di nuovo. Ho vinto di nuovo io. Pensa tu. No, sono comunque invisibile, però questa cosa non Devo va bene. riprendere le mie cose. Riprendile, sono qua, dai, Dove vieni qua perché sono? sono qua. Eccole, le vedo. Bene, sono contento. Devi ripetere le cose 30 volte. Gabri, No, però. non ce Allora. n'è I bisogno. video così però sono proprio brutti, fammelo dire, perché se ti devo dire tutte le volte Scusami. quello che devi o non devi fare non va bene, tu devi saperlo da prima di farlo, ok, stupido Va ignorante? bene, va bene. Bene, adesso ti Mi cerco prendo un io. po' di angurie che non ho più di cibo. Va bene, dai, per fortuna ci sono le angurie e i panini qua in giro. Sì. Però nasconditi, mannaggia te, Mi alle tue nascondo, chiapponi. mi nascondo. Da foca grassa che non sei altro. Ma no, non ce n'è bisogno. Ma cosa? Cos'è che non c'è bisogno? Ma sei proprio scioccato. Ma perché? Cosa stai dicendo, Gabri? Non siamo normali. No, ho messo la musica inquietante. Porca puzzarda, devo mettere una musica più felice, tipo questa. Eh no, sempre la stessa. Gabri, aiuto. Dove sei andato? Perfetto. Molto bella questa. Meri pa bum ba bum ba bi ra pa ri ba re pum pa bu pa tu. Scusatemi se vi ho offeso con questa mia canzoncina. Vi chiedo molto scusa, però devo trovare Gabri. Gabri, devo urlare per caso, dove sei finito, Gabri? Ok, vi chiedo davvero scusa, davvero non lo faccio più. Seriamente, non sto se basta, devo smetterla, sennò poi dopo qua mi sta prendendo la musichetta. Vi chiedo scusa per questa cosa, mi rendo conto che sia molto brutto da sentire una cosa di questo tipo. Molto brutto. Gabri Puzzardo, dove sei finito? Mannaggia te, devo cercarti meglio. No, seriamente, questo posto è impossibile. Ma è uscito dal server? No, perché magari è uscito. Non lo so, magari dico io, poi può essere che non sia uscito, però secondo me è impossibile che non sia uscito. E qua, cosa sto dicendo? Non lo so veramente. Però, allora, io qua vedo dei cartelli, delle cose azzurre. Queste potrebbero indicare dove sta Gabri, perché lui sappiamo bene che lui è molto colorato, no? A lui piacciono molto i colori. E quindi magari potrebbe essere qua in giro. Qua c'è tipo una porta, una cosa di legno che conduce qua in altri tetti. E poi vedo che questi tetti sono arredati un po' col sederino. No, vabbè, sono arredati bene secondo me, devo dire. Più o meno, dai, insomma. Cioè, nel senso, sono arredati in vanilla, quindi sono un po' bruttini. Io so arredare molto meglio, grazie ad una persona che mi ha insegnato molto e che se vedrà questo video la ringrazio molto. Che però non saprete mai chi è questa persona, a meno che per cose speciali. Ah, però io ho sentito. Gabri, scusa, tu pu puoi. Scusa un attimo, caro coglio. Allora, vieni qua immediatamente, togliti l'effetto. Effect Gabriless. Allora, effect clear. Clear, ho detto immediatamente, Gabriless. Allora, Gabri, vieni qua, se no ti tipo io. Vieni qua, dove sei? Tu hai la possibilità di andare in invisibile o solo io posso? Domanda. Alla quale non puoi rispondere, quindi alla fine ti toccava sempre la morte.
Già, purtroppo è molto triste la sua vita. Però dai, sai cosa posso fare adesso, ragazzi? Lo posso, mi perdonate, cioè, nel senso che ho fatto una cosa buona, fidatevi. Ecco qua, Gabri, prenditi le tue cose inutili. Mannaggia, lui, oh, che veramente. Adesso, tu non puoi, fai sì o no, non puoi parlare, mi dici? Ehi, fai sì o no se mi senti, ok, non puoi parlare, puoi parlare o no? Mannaggia, te alle tue, non può parlare, ok, ragazzi, è un po' un problema questo. Vabbè, parleremo noi due, cioè, noi, insomma, face to face, insomma. dovrò cercare, cioè, dovrò nascondermi io, caro Gabri, mannaggia te alle tue chiappone grosse. Però... questo sarà un round molto flash, molto velocemente, perché siamo giunti ormai quasi alla fine, quindi dobbiamo capire bene dove mi devo nascondere, quindi tu non mi starai affatto osservando. E per questa volta, Gabri, questo è un tuo privilegio magico, non userò affattamente le magie pozioncine. Ti piace questa idea bella? Non le userò, anzi mi nasconderò bene in vista così che tu mi possa vedere, Speriamo, dai. Gabri, dove sei finito? Mannaggia. Ragazzi, io veramente, cioè nel senso, sembra che sto parlando con un muro, con un mulo gigante. I muli, almeno i muli rispondono, fanno quando rispondono, no? Quando gli parli. Invece Gabri, manco qua, sentite Gabri? Zero. Gabri, yuhu. Invece se io parlo con un mulo, lui fa, io faccio: "Ehi mulo, ciao". E io sono il mulo, faccio: Così fa il mulo, giuro, cioè seriamente. Porca puzzarda, davvero? Proprio così, uguale, identico. Vabbè, scusatemi se vi siete offesi, comunque. A volte mi stupisco delle cose che mi vengono in mente. Ah, mi hai trovato, ah. Come ti sei permesso? Che schifoso, mannaro divino. Ah, no, mi hai ucciso. Perché sto dicendo ste robe? Va bene, è stato molto bello giocare con te a nascondino. Non è vero, asfatto. No, non è vero. E ci giocherò un'altra volta con te a nascondino, sicuramente. No. E grazie Gabri, grazie mille per questa tua partecipazione. Non è vero, non lo ringrazio affatto, ha fatto cagare. Niente, ragazzi, scrivete nei commenti grazie Gabri, anzi, o peggio, scrivete Gabri puzzone, perché puzza tanto, quando fa così puzza tanto. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!